Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un prodotto secondo me spettacolare, soprattutto adesso che arriva il Natale, da regalare, perché è ad un prezzo sicuramente accessibile e soprattutto molto istruttivo. E il prodotto di cui vi sto parlando ragazzi è Smart Robot 3.0, una macchina robot fatta da Eligo, questo marchio che si trova su Amazon. Loro mi hanno chiesto se volevo recensirla. Io ragazzi, come potevo dire di no a un prodotto del genere? Come si poteva non recensire una macchina robot? Sì, perché ragazzi, questo è un prodotto robotizzato con tutta un'elettronica, appunto per iniziare a capire come funziona la base dell'elettronica, della programmazione, quindi iniziare a far conoscere ai ragazzi, ma anche a noi stessi, ai bambini, le basi comunque di quello che è tutta la tecnologia che gira intorno a noi. Ovviamente basato sul sistema Arduino, quindi avremo un robot con sensore infrarossi, con sensore ultrasuoni per non andare a sbattere, quindi anticollisione, avremo sensori di tracciamento, cioè ragazzi davvero una cosa incredibile, un'app dedicata dove si può programmare percorsi, vi dicendo, quindi i bambini, i ragazzini possono programmare dei percorsi che vogliono fargli fare a quest'auto, che va in tutta sicurezza, soprattutto per il fatto che ha dei sensori anticollisione. E secondo me adesso che arriva il Natale è un regalo assolutamente da fare ad un bambino, un ragazzino, per uscire un po' dagli schemi e comunque dargli degli insegnamenti e creare comunque qualcosa di nuovo nel loro apprendimento. Quindi ragazzi, non perdiamo altro tempo, guardiamo cosa c'è nella confezione, poi montiamo velocemente questo smart robot e lo testiamo in tutte le sue funzioni. Quindi ragazzi, partiamo con l'unboxing. Allora, scatola semplice, avete visto, ben fatta, anche all'apparenza dà subito l'idea di quello che contiene la confezione, anche se in maniera molto giocosa. Allora, qua abbiamo subito il libretto di istruzioni in inglese, ma con tutte le figure, quindi si capisce tranquillamente tutto, come vedete. Poi comunque vi lascio il link del tutorial, del video tutorial fatto da Eligo per il montaggio, che è spiegato benissimo, quindi potete usare o questo libretto tutorial. Quindi potete usare o il libretto di istruzioni o guardare il video tutorial, link in descrizione per andare a guardarlo. Allora, qua abbiamo subito delle scatole, andiamo a aprire la prima scatola, spostiamo il tutto. Allora, la prima scatola contiene, vediamo un po', cavetti USB, micro USB, USB, qua abbiamo i motori, qua abbiamo il radiocomando, sì, perché comunque avendo un sensore ad infrarossi può essere comandato con questo radiocomando, oltre che avere un ricevitore Bluetooth, quindi essere pilotato anche con lo smartphone, ma questo poi lo vedremo in seguito. E poi qua cosa abbiamo ancora? Abbiamo le ruote morbide, belle. Poi andiamo avanti a aprire la confezione. Allora, qua abbiamo i sensori a ultrasuoni, quelli che servono per l'anticollisione, quindi vedete proprio scheda elettronica con tutti i suoi connettori, che alla fine sono quei sensori montati in un sacco di prodotti che conosciamo, che possono essere droni, cioè davvero per capire come è fatta comunque la parte elettronica di tanti prodotti, un regalo del genere è davvero super educativo. Poi qua abbiamo un'altra scheda elettronica che non so cosa serva, lo scopriremo. Qua abbiamo un'altra schedina elettronica, questa diciamo che è la scatoletta probabilmente di tutta la parte elettronica. Qua abbiamo un'altra scheda elettronica, vedete tutti i connettori, cioè è proprio ragazzi super educativo, secondo me. Guardate qua, questa qua è una super scheda madre con tutti i connettori per attaccare tutto, cioè davvero davvero bello bello bello. Ragazzi, quando me l'hanno proposto gli ho detto subito sì, perché come si faceva a dire di no a un prodotto così? Guardate qua, un'altra scheda con la presa per il cavo USB, cioè fantastico. Andiamo avanti, un'altra scatoletta, qua ci saranno anche tutti i cavi, perché fino adesso i cavi di connessione non li abbiamo trovati. Allora, viti, dadi, viti, dadi, viti, dadi, viti, dadi, distanziali, viti, dadi, attacchi di metallo vari, distanziali in ottone, viti, cavi, ecco qua tutti i cavi per collegare tutto, perché
come avete visto c'è davvero un sacco di parte elettronica da collegare, quindi cavi, però non c'è niente da saldare, niente, tutto ovviamente con spinette, vi dicendo, quindi è semplice, ma che ci fa imparare davvero tanto. Nastro adesivo, probabilmente per disegnare il percorso, per far seguire la macchina un percorso che andiamo, perché come vi ho detto questa macchina ha un sensore di tracciamento di linee, quindi se noi facciamo un percorso col nastro adesivo lui lo seguirà, o meglio questo robot lo seguirà, quindi staremo a vedere se veramente lo fa. Poi qua abbiamo un servo, quindi anche questo vedremo dove va posizionato, quindi abbiamo un servo, squadrette del servo, una placchetta, qua abbiamo le batterie, quindi abbiamo delle batterie da 4000 mAh ricaricabili, quindi già tutto incluso, non dobbiamo metterci neanche le batterie. E qua abbiamo un cacciavite a stella, una brugola e un micro cacciavitino a stella davvero piccolissimo. Quindi avete visto che avete tutto in dotazione, non vi serve assolutamente niente e potete montare questo robot con i vostri figli da soli o i vostri figli da soli se sono abbastanza grandi, ovviamente dipende dall'età che hanno. Io cercherò di montarlo con mia figlia che ha 6 anni e mezzo, quindi spiegargli, perché comunque lei è affascinata da quello che è la tecnologia, perché comunque mi vede sempre armeggiare con tutte cose elettroniche, quindi in automatico lei è affascinata, ma ovviamente è all'oscuro di come funzioni un po' tutto quello che è il mondo dell'elettronica e della tecnologia. Quindi queste sono già le prime basi, divertendosi, perché alla fine avranno un risultato secondo me eccezionale, perché avranno questa macchina robot, quindi hanno una macchina in cui si divertono, la fanno andare, gli fanno fare tutto quello che vogliono, ma l'hanno montata loro, l'hanno concepita loro, quindi è un altro modo di essere contenti del prodotto che hanno. Qua dentro abbiamo l'ultima confezione, che dovrebbe essere ovviamente il telaio, quindi andiamo ad aprirla, vediamo se riusciamo ad aprirla bene. Ok, sì, abbiamo le due parti che formano il telaio. Perfetto, allora ragazzi, avete visto nella confezione cosa c'è, non vi manca niente, potete usare tutto quello che vi viene dato o potete usare comunque attrezzi vostri se volete essere più comodi con attrezzi un po' più magari di qualità rispetto a quelli che magari trovate qua dentro come cacciaviti e brugole, però già con quello che avete qua potete praticamente montare tutta la macchina. Quindi ragazzi, adesso però non vedo l'ora di montare questo robot, o meglio questa auto robot, quindi ragazzi ci vediamo tra un po' quando l'auto sarà pronta. Iniziamo! Ok ragazzi, dopo circa un'ora, un'ora e mezza di lavoro, il robot car 3.0 è pronto per essere testato. Allora ragazzi, avete visto che ho fatto il montaggio con mia figlia, quindi è davvero una cosa interessante per bambini, ragazzini, ma anche adulti, capire i componenti elettronici. Infatti mentre montavo l'auto spiegavo a mia figlia i componenti. Lei è piccolina, c'ha 6 anni e mezzo, però già è interessata, perché comunque sta crescendo in un mondo molto tecnologico, quindi è interessata a tutto quello che è comunque tecnologia. Poi se lo fate con un bambino di 10 anni, un ragazzino di 12, 13, 14 anni, ancora di più, sicuramente è un regalo perfetto per quelle fasce di età. Perché? Perché comunque ogni componente è visibile e quindi lo andate a spiegare in maniera semplice e visiva, perché gli spiegate: questo è un modulo Bluetooth, tipo questo, che poi è quello che c'è in un cellulare. Ovviamente qua è tutto più grande a livello di componentistica, non c'è micro componenti, però il concetto, il principio è quello, quindi gli spiegate che questo è il modulo Bluetooth, quello che fa comunicare in modalità Bluetooth qualsiasi dispositivo con il nostro cellulare, e questo sono i sensori ad ultrasuoni che vengono utilizzati come sensori anticollisione, cose che si usano in tantissimi prodotti elettronici. Ovviamente qua sono belli visibili, qua abbiamo un servocomando, quindi gli si spiega cos'è un servocomando, qua abbiamo un tracciamento delle linee, perché comunque, come vedremo tra poco, se noi con il rotolino di nastro adesivo nero che ci viene dato in confezione disegniamo un percorso attaccando giù un nastro adesivo sul pavimento, la macchina seguirà il percorso utilizzando appunto il tracciamento della linea, il dispositivo di tracciamento della linea che c'è qua sotto.
poi si spiegano i motori, perché quest'auto ha quattro motori, perché comunque ha una rotazione su se stessa praticamente a 360 gradi, perché comunque avendo quattro motori indipendenti, quindi quattro ruote indipendenti, riesce a appunto bloccando le ruote, dando giri diversi alle ruote, a ruotare anche a 360 gradi. Qua abbiamo le batterie, quindi si spiega anche il discorso delle batterie, cioè veramente è tutto facile da spiegare e anche poi bello da utilizzare, perché poi quando adesso andiamo a fare la prova c'è la possibilità di utilizzare la macchina con il suo radiocomando, che è questo, ok, che poi andremo a vedere con le varie funzioni, o utilizzando l'app, quindi lo smartphone comunicherà in modalità Bluetooth con la macchina, appunto perché questo ha il modulo Bluetooth, quindi comunicherà e tramite l'applicazione avremo tre possibilità di utilizzo con l'applicazione, che tra poco vedremo e vi farò vedere quali sono le tre modalità disponibili. Quindi ragazzi, adesso facciamo la prova, poi tiriamo le conclusioni di quello che è secondo me il regalo più bello che potrete fare a Natale 2020 a un bambino o a un ragazzino. Allora, come vi dicevo prima, la possibilità di utilizzare il radiocomando, il telecomando è semplicissimo. Qua abbiamo quattro frecce, quindi avanti, indietro, destra, sinistra, e qua abbiamo una serie di numeri. Per utilizzare questo radiocomando è semplicissimo, come vi ho detto, i quattro tasti, se no con il tasto 1 attiveremo il sensore di tracciamento della linea, quindi cliccando sul tasto 1 e mettendo la macchina su un percorso che abbiamo fatto con il nastro adesivo, lei seguirà il percorso, o altrimenti cliccando con il tasto 2 attiveremo i sensori anticollisione e la macchina se ne avrà andrà in giro utilizzando appunto questi sensori, facendo ruotare il servocomando a destra e a sinistra per analizzare se ci sono o meno degli ostacoli. Quindi il radiocomando è davvero semplice. L'altra invece possibilità che abbiamo è l'utilizzo dello smartphone. Per utilizzare lo smartphone basterà andare a accendere la macchina con l'interruttore qua dietro, tirandolo verso il basso. Ok, la macchina è accesa. Vedete che anche il servocomando si è impostato. L'applicazione da scaricare è Eligo Blitol. Andiamo a cliccare, la apriamo. Disponibile sia per iOS che per Android, e vedete che qua abbiamo varie possibilità di prodotti venduti da Eligo di questa tipologia. Quindi andiamo a cliccare su Smart Robot Car. Qua gli diciamo ok, perché questa è la versione 3.0, quindi è già a posto come aggiornamenti. A questo punto clicchiamo sul simbolo in alto a destra del Bluetooth, aspettiamo che il dispositivo si associ. Ok, il dispositivo è associato, infatti vedete che adesso c'è acceso il LED del dispositivo Bluetooth. Qua abbiamo tre possibilità, vedete, telecomando da gioco, programma e controllo fai da te. Quindi a questo punto non ci resta che provare le tre funzioni dello smartphone, poi proveremo anche quella del radiocomando. Allora, proviamo quella dello smartphone, quindi andiamo a posizionare la macchina in terra e vedete che se io vado a utilizzare il joystick che ho qua in bello visibile nello smartphone, vado avanti, indietro, destra, sinistra, ok, e quindi questo è come lascio, ovviamente si ferma, quindi come lasciate il dito dallo smartphone l'auto si ferma, quindi veramente sicura in tutto e per tutto. Poi abbiamo altri due simboli, vedete che c'è il simbolo con il rilevamento degli ostacoli e quello per seguire appunto il tracciamento della linea. Proviamo a attivare il rilevamento degli ostacoli, vedete che l'auto analizza il percorso, o meglio analizza se c'è un ostacolo, dopodiché quando capisce che non può più continuare retrocede, quindi vedete che continua, adesso sta analizzando ancora e allora ritorna indietro. Vado a fermarla cliccando il tasto stop, che vedete quel quadratino in mezzo, fermate l'auto. L'altra funzione che dobbiamo provare è appunto il tracciamento della linea, quindi per provare il tracciamento della linea dovremo andare a mettere il nastro adesivo nero in terra, quindi basterà andare a mettere l'auto sulla linea nera e andare a cliccare il simbolo che ci fa vedere che la macchina traccia e segue una linea, quindi clicchiamo il tasto sullo smartphone e vedete che l'auto segue in maniera perfetta la linea, anche perché bloccando le ruote riesce a fare qualsiasi tipo di curva, avendo queste ruote indipendenti con quattro motori indipendenti riesce a fare praticamente qualsiasi curva e qualsiasi raggio di curva.
Quindi andiamo a fermarla sempre cliccando il tasto stop e l'auto si ferma. Avete visto che bello che è per un bambino o un ragazzino creare anche un percorso che l'auto seguirà in maniera perfetta. Ovviamente non fate un angolo a 90 gradi, a quel punto farà fatica a leggere la linea perché magari arriva un pelo lunga e va fuori dalla linea. Dategli un angolo non a 90 gradi, un pochino meno se dovete fare proprio degli angoli stretti, però avete visto come segue in maniera perfetta. Quindi abbiamo visto il sensore anticollisione e abbiamo visto il tracciamento della linea. L'altra possibilità che abbiamo è programma. Cosa vuol dire programma? Nel senso che potremmo programmargli un percorso o comunque cosa deve fare. Quindi andando a cliccare sulle varie possibilità, vedete movimento, voce, luce, calcolate che non tutte queste sono disponibili, perché comunque alcune cose non sono disponibili in questa versione di vettura ma in altre versioni. Però per quello che sono disponibili si crea comunque, o meglio si va a programmare l'auto per fare davvero tutto quello che si vuole. Quindi potremmo andare a dirgli in movimento, potremmo dirgli, vedete, movimento avanti speed 200, o vai a sinistra, vai a destra. Quindi andando a selezionare un movimento basterà trascinarlo e la macchina a questo punto andrà avanti. Poi potremmo dirgli sempre gira a sinistra, quindi prenderemo sinistra e glielo mettiamo sotto. Poi prenderemo ancora movimento, proviamo a mettergli ancora avanti. Ok, tutte vedete con i parametri comunque configurabili, perché comunque questo 200 è modificabile, quindi la velocità, qualsiasi cosa è modificabile, e questa è la parte interessante per la programmazione, nel senso che un ragazzino o un bambino programma, si scervella e decide che percorso vuole fargli fare all'auto. Quindi mettendola in un determinato punto di partenza potrà fargli fare un qualsiasi percorso da lui programmato, ed è sicuramente interessante. Vedete che tante possibilità, anche vedete ripetere l'esecuzione, sistemi di anticollisione se vogliamo che vengano attivati o meno, cioè davvero è super semplice farlo, perché basta, come avete visto, trascinare quello che volete nella riga di programmazione e avete creato appunto una missione, chiamiamola così, o un nuovo progetto di missione. Quindi poi potete comunque salvare il progetto cliccando sul disco qua in alto a destra o cliccando play. La missione partirà. Adesso la missione non ve la faccio vedere perché qua è talmente piccolo, quindi sarebbe una missione un po' inutile, però sapete che potete fare anche questo. La terza possibilità che avete usando lo smartphone è, oltre a telecomando da gioco e programma, è controllo fai da te. Controllo fai da te cos'è? La possibilità di andare ad associare ad ognuno di questi quadratini che vedete una funzione, quindi quel quadratino, quando lo andremo a cliccare, farà fare all'auto una determinata funzione. Quindi cliccando qua potremo andare a configurare appunto le caratteristiche di quel tasto, sia come funzione che anche come colore del tasto, così da rendere tutto più intuitivo. Quindi queste sono le possibilità che avete usando lo smartphone. L'altra possibilità invece che avete è usare il suo radiocomando. Le funzioni praticamente rimangono invariate, quindi andare avanti, andare indietro, destra, sinistra, o tasto 1 farà fare all'auto il tracciamento della linea come fa con lo smartphone, o il tasto 2 farà fare all'auto il rilevamento degli ostacoli. Quindi praticamente riproduce quello che è la prima schermata che abbiamo visto, o meglio il primo utilizzo che abbiamo visto con lo smartphone. Quindi se non volete dare in mano lo smartphone a vostro figlio perché avete uno smartphone molto costoso e il bambino magari è piccolo, o comunque non vi fidate dargli in mano il vostro smartphone, a quel punto gli date il radiocomando e si divertirà comunque tantissimo. Ovviamente se avete un ragazzino, quindi è in grado di programmare, perché come avete visto la programmazione è semplice, però per un bambino di 10 anni comunque deve usare la testa per decidere che percorso fargli fare all'auto. Quindi andare a correggere magari anche la programmazione, perché magari prima la configurate in un modo però l'auto doveva magari girare prima o svoltare a destra anziché a sinistra, cioè tutte queste cose che va comunque ad utilizzare la testa per andare a configurare la programmazione dell'auto. Quindi ragazzi, ovviamente vi ho fatto vedere in maniera veloce tutto quello che può fare, perché sennò diventava un video lunghissimo, già è diventato secondo me abbastanza lungo, però ragazzi sicuramente questo è un regalo che viene apprezzato tantissimo da un bambino o un ragazzino, soprattutto adesso che arriva il Natale, ci sta, perché comunque il prezzo è abbordabilissimo, costa circa 70 euro, ma con il coupon sconto si scende di prezzo
prezzo, il coupon sconto che comunque dura pochi giorni, quindi affrettatevi se lo volete utilizzare perché poi scade, quindi mi raccomando fate veloce a utilizzare il coupon sconto perché sennò poi lo acquistate al suo prezzo che è di circa 69 euro, però se vi sbrigate potete utilizzare il coupon sconto. Quindi ragazzi, sicuramente è un regalo che a Natale 2020 ci sta tutto, e oltre a dare divertimento fa comunque usare il cervello e fa apprendere tante cose a livello tecnico, a livello di manualità anche nel montaggio, perché comunque bisogna montare, costruire, avvitare, dadi, viti, cioè, e in più tutta la parte elettronica, quindi c'è meccanica, c'è elettronica, ma elettronica anche avanzata, perché comunque non è elettronica semplice, comunque sensori, bluetooth, spinette piccoline, cioè pin, cioè c'è davvero tutto quello che serve per iniziare a capire come funziona l'elettronica dei nostri dispositivi, e in più c'è comunque divertimento nel montarla e divertimento comunque nel utilizzarla. Poi alla fine non ci dovete mettere niente perché le batterie ricaricabili sono incluse, il radiocomando è incluso, ci dovete mettere lo smartphone, che comunque tutti hanno uno smartphone al giorno d'oggi, non è che lo dovete comprare apposta, quindi sicuramente ragazzi è tanto tanto divertimento. Poi farla andare da sola con i sensori anticollisione che girano a destra e a sinistra per analizzare e visionare gli ostacoli, tanta roba. Quindi ragazzi, il mio consiglio è, se avete un bambino o un ragazzino, regalategliela e sicuramente lo farete il bambino o ragazzino più felice del Natale 2020. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questa recensione di questo robot car della Eligo, la versione 3.0, vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi se vi va al mio canale Telegram Offerte per sostenere il canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial o una novità. Ciao!